Grazie mille, quattro, medaglia d'oro. Forse oggi parla. Forse parla. O tiri solo con l'arco. Difficile, è complicato. No, non parla, lasciamo funzionare, però vogliamo sapere tutte le cose da lui, poi lo rimandiamo ad allenarsi. Allora, questo è un gruppo di grande fiducia, un gruppo che è cresciuto molto, è un gruppo che facciamo su nessun individuo, ma può fare un grande risultato anche con la squadra. Sì, infatti, sono ragazzi che sanno studiare bene e quest'anno cerchiamo di prendere medaglie squadra. L'individuale è loro quello. È un'altra, ci proviamo. Pagnozzi ha messo il conto, ma io vincio, il conto Pagnozzi c'è una medaglia di Alianza, non sappiamo di che colore, non c'è. Tutti gli atleti che arrivano fanno che c'è con diverso per massimo e fanno di più che altro, se non di vincere, non solo per partecipare. E quest'anno puntiamo anche alla squadra, cerchiamo di avere una forte squadra. Bene, abbiamo parlato prima delle squadre avversarie, di quelle forti, questo giro del mondo che hai fatto in questi anni, chi è il livello invece individuale, c'è qualche atleta che ti ha favorevolmente colpito? Dopo il 2004 il livello si è alzato moltissimo, i coreani rimangono sempre molto forti, anche gli indiani sono cresciuti molto, però quest'anno diciamo sono tutti più o meno forti. Tutti, eh? Noi ti aspettiamo la domenica sportiva invernale, eh? È già venuto, c'eravamo quasi dimenticati che fosse ospite, buonasera. Allora, grazie, bocca al lupo. Se ci fossimo di giorno di serie per mezzo, sarebbe, quante sarebbero? 5, 6, 7? Sì. Ma anche quello? Parecchi, no, forse. Io stavo lì, ho goduto insieme agli altri della medaglia che hanno vinto. Per me vale, insomma, stavo sul campo anche io, soffrivo insieme agli altri. Sì, sono 5, 6, 7, non so. Sono contento di averle fatte, ovviamente, di essere riuscito, nonostante la mia età, probabilmente ad arrivare a Pechino con tanta forza e voglia di fare ancora e di ottenere dei buoni risultati per me e per la squadra.